Buonasera a tutti. E Buonasera. innanzitutto vi chiediamo se ci sentite bene. Potete scrivere in chat Sì. qualsiasi cosa, appunto domande oppure, ecco, in questo caso, se ci sentite. Ok, perfetto. Allora, iniziamo questo webinar che ha come focus il latte e principalmente le analisi di laboratorio. Oggi diciamo ci alterneremo perché andremo a seguire due branche delle analisi di laboratorio, le analisi microbiologiche e quelle chimiche. Io sono Martina Ferrone e mi occuperò della parte della microbiologia e la mia collega invece è Rosalinda Africano della parte invece della chimica. Quindi parleremo prima, avremo delle slide un po' descrittive e riepilogative e poi andremo come focus su ognuna di queste tipologie di analisi. Come ha già detto Rosalinda, potrete scrivere le vostre domande. Lasceremo circa un quarto d'ora alla fine, insomma, per un confronto che è sempre molto costruttivo. E insomma, ci sono sempre tante, tante domande nei webinar e anche tanti spunti per noi da parte delle aziende. E, le slide vi verranno poi fornite e nulla, penso di aver detto tutto. Noi leggeremo le vostre domande soltanto alla fine della presentazione. E, ok. Sono le 5, vero? Sì. Grandi. No, sono messa. Ok, penso le vediate bene le slide. Aspetta. No, ora sì, ci siamo noi. Forse c'è stato un video. Eccole. Ok. Allora, chi siamo? Allora, Gruppo Maurizi è una delle principali realtà italiane in campo di sicurezza alimentare, sicurezza ambientale e sicurezza sul lavoro. Siamo un team multidisciplinare che appunto abbraccia tutti questi servizi. Nello specifico oggi, insomma, noi siamo della parte di laboratorio. Questi sono i nostri servizi, come vi abbiamo detto prima, sicurezza alimentare, poi ambientale sul lavoro e poi modelli organizzativi e sistemi di gestione. Abbiamo un laboratorio accreditato Accredia e AIC, abbiamo più di 120 prove accreditate e abbiamo più di 120 prove accreditate. Abbiamo varie sezioni di laboratorio, c'è la sezione della microbiologia, quella della chimica degli alimenti, della chimica ambientale e poi quella della biologia molecolare che insomma abbiamo implementato da qualche anno. E inoltre per la formazione c'è la parte di business school con master, corsi di specializzazione. Insomma, focalizzati su vari argomenti come la BRC e gli FS, l'etichettatura, e poi c'è anche il master di laboratorio, insomma, che ha riscosso molto successo. È un master molto pratico, per cui diciamo che i ragazzi, insomma, sono con noi in laboratorio e in questo master seguiamo proprio tutta la parte dell'accreditamento delle prove, quindi di validazione e di qualità. Quindi, insomma, è una visuale un po' diversa sul laboratorio, com'è davvero la vita in laboratorio. Allora, questo è il programma di oggi. Innanzitutto, prima ci saranno delle definizioni, generali sul latte e poi le descrizioni delle differenti tipologie di latte, sia, dal punto di vista più nutrizionale, quindi in base, al tenore in materia grassa, e poi invece in base al trattamento termico. Parleremo anche di, latti speciali.
quindi per i quali vengono effettuati dei particolari trattamenti, aggiunte o detrazioni, e poi delle analisi microbiologiche. Per quanto mi riguarda, poi invece ci sarà Rosalinda per la parte di analisi chimiche. Cercheremo un po' di alternarci anche prima delle analisi microbiologiche, visto che ci saranno dei focus anche proprio sulla parte nutrizionale che seguirà Rosalinda. Allora, il latte è il primo alimento per l'uomo e soprattutto per le sue caratteristiche nutrizionali e quindi è uno dei prodotti fondamentali per l'alimentazione umana in tutte le età. Diciamo che è una matrice liquida per quanto riguarda il campo della microbiologia, e per latte alimentare si intende il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa di animali in buono stato di salute, nutrizione e lattazione. Abbiamo un regio decreto di riferimento che è del 1929, il numero 994, con le sue successive modifiche e integrazioni, che porta proprio una diciamo, descrizione delle tipologie di latte e anche della loro commercializzazione. Quando parliamo di latte, senza alcun'altra specifica, si intende latte di vacca. Poi le altre tipologie di latte, quelle quindi secrete da altri animali, devono essere denominate come latte di capra piuttosto che latte di asina. Quindi deve essere associato al latte in corrispondenza l'animale che lo fornisce. Come già appunto detto, il latte è un alimento a tutti gli effetti e come tale è appunto composto da determinati, diciamo, nutrienti. In particolare la componente maggiore del latte, essendo comunque un prodotto liquido, è l'acqua. Si parla di circa l'87-88% di acqua. L'altra parte è appunto suddivisa tra proteine. Tra le proteine appunto abbiamo un 80% di caseine, che non è l'argomento del webinar, però poi parleremo nei webinar prossimi di appunto derivati del latte, quindi per esempio dei formaggi, e quel è un altro 20% di sieroproteine. Inoltre è composto da grassi, quindi che appunto varia la composizione di grassi, da zuccheri, in particolare il lattosio. E poi da vitamine e sali minerali. I sali minerali sono il calcio, il fosforo e il potassio, che praticamente costituiscono l'1% di tutte le componenti. E le vitamine, invece, visto che comunque il latte è composto sia da una parte acquosa che anche da una parte lipidica, ci sono una serie di proteine che sono idrosolubili e altre liposolubili, che quindi si distribuiranno all'interno di queste due fazioni. Un'altra, diciamo, distinzione che appunto viene fatta in base a una delle caratteristiche nutrizionali del latte è appunto la caratteristica che è quella del grasso, ci permette di poter individuare tre tipologie di latte: il latte intero, quel latte che ha un tenore in materia grassa uguale o superiore a 3,5%. Il latte parzialmente scremato, che ha un tenore di materia grassa dall'1,5 all'1,8%, e il latte scremato, che ha un tenore di materia grassa inferiore o uguale allo 0,5%. Dal latte intero, diciamo, processo che porta alla formazione del latte parzialmente scremato e poi scremato non è altro che una centrifugazione. È appunto, sapete che a seguito della centrifugazione si ha appunto la formazione del grasso che affiora in superficie, quindi è come se la centrifugazione allontanasse il grasso appunto dall'intera diciamo, dall'intera matrice che è quella del latte.
Allora, per quanto riguarda invece la classificazione in base al trattamento termico, abbiamo il latte crudo, che come dice il nome stesso, è un latte che non ha subito alcun trattamento termico. Quindi, diciamo, e non deve aver subito nessun trattamento termico. Abbiamo poi il latte termizzato. Il latte termizzato è un latte che viene trattato a temperature inferiori a quelle di pastorizzazione, quindi, che è quello poi utilizzato anche nella caseificazione dei formaggi al latte crudo, che vengono nei quali diciamo, il latte viene termizzato a una temperatura tra i 50 e i 60 gradi. Abbiamo poi il latte pastorizzato, il latte detto anche a breve conservazione. Il processo di pastorizzazione è un processo che avviene tra i 75 e i 78 gradi per circa 15-20 secondi. Oppure abbiamo dei processi, possiamo avere dei processi equivalenti sempre di pastorizzazione che vadano però a ricreare diciamo, questa stessa combinazione di tempo, temperatura. E che permettano poi di ottenere degli effetti equivalenti. Abbiamo inoltre il latte a media conservazione, che subisce dei trattamenti a temperature superiori agli 80 gradi, e queste tipologie di latte si possono classificare in latte pastorizzato ad alte temperature oppure latte a lunga conservazione UHT. Il latte UHT è un latte che viene trattato a temperature di circa 135 gradi e ha una durabilità di circa 90 giorni. È ovvio che dal punto di vista microbiologico va da sé che i microrganismi che possono essere ritrovati e nel latte crudo, anzi il rischio dei microrganismi che ci possano essere nel latte crudo, è sicuramente superiore rispetto a quelli della tipologia di latte trattati invece termicamente, soprattutto quelli trattati a temperature superiori alla pastorizzazione. Nel latte a lunga conservazione diciamo che c'è un rischio anche in meno che è quello delle spore, perché oltre i 120 gradi vengono inattivate anche le spore eventualmente formate dai batteri stessi. E poi abbiamo il latte in polvere che insomma è normato dalla 2073. Che poi anche il latte, quello destinato ai fini medici speciali, è quello che viene appunto utilizzato per i neonati. Poi abbiamo dei latti speciali e a questa categoria appartengono quei latti che hanno delle caratteristiche nutrizionali differenti che vanno a soddisfare le esigenze dei consumatori. Queste tipologie di latte sono sempre più in voga negli ultimi anni. Abbiamo per esempio il latte delattosato, detto anche ad alta digeribilità, visto l'aumento degli intolleranti al lattosio, per cui il lattosio in questa tipologia di latte viene scisso in glucosio e galattosio, quindi più semplici da digerire. Poi abbiamo il latte desodato che viene utilizzato nelle diete iposodiche, per esempio, oppure il latte arricchito, al quale vengono aggiunti altri ingredienti, per esempio il malto, il cioccolato, oppure vitamine, sali minerali o fermenti lattici, latti fermentati. E poi abbiamo alla fine il latte aromatizzato, che diciamo va insieme anche al latte arricchito e appunto può assumere vari gusti, quindi al caffè, al cacao, alla frutta, con aggiunta di questi ingredienti. Allora, la qualità microbiologica del latte, diciamo, segue, un po' tutta la filiera, ed è, fondamentale perché ci permette di avere un occhio anche sulle buone pratiche di allevamento e sull'igiene dell'allevamento, che poi è a fornire il latte stesso.
e in più ci permette di capire se l'inquinamento del latte può essere di primario oppure secondario. La qualità microbiologica può rispettare anche lo stato sanitario, può rispecchiare lo stato sanitario delle bovine. Infatti, durante la mungitura è un punto cardine, diciamo anche per il controllo poi microbiologico, perché si possono avere due tipi di inquinamenti: l'inquinamento primario, per il quale si possono avere delle malattie trasmissibili, come per esempio infezioni da Staphylococcus, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalaziae, oppure delle salmonelle. Queste infezioni possono provenire da alcuni microrganismi patogeni che possono essere sia a livello quindi della mammella, quindi magari possono esserci dei problemi proprio che hanno negli animali stessi, che poi quindi andiamo a ritrovare nel latte, oppure ci possono essere delle contaminazioni, per esempio fecali, durante la mungitura. Infatti è molto importante la disinfezione della mammella sia prima che dopo la mungitura, proprio per questi motivi. Inoltre le pareti e tutta la zona, insomma, la sala della mungitura e le tettarelle e tutte le attrezzature impiegate devono essere lavate e disinfettate prima e dopo la mungitura. E poi abbiamo un inquinamento secondario, dove i germi possono arrivare al latte appunto dall'esterno, e quindi una cattiva igiene nella sala di mungitura oppure nelle attrezzature oppure da parte dell'operatore può portare poi problemi al prodotto finito. Il regolamento 2073 del 2005, con le sue successive modifiche e integrazioni, prescrive di effettuare dei controlli sia sul processo produttivo che sui prodotti finiti. Diciamo che questo regolamento è un po' la Bibbia della microbiologia, se vogliamo dire, ci permette di avere dei limiti di riferimento non solo sui prodotti finiti appartenenti a tutte le matrici, ma anche proprio sui microrganismi da poter ritrovare negli alimenti oppure, diciamo, nelle materie prime utilizzate per la produzione degli alimenti durante il processo di produzione. Per cui vediamo che viene suddiviso in due capitoli, dove abbiamo i criteri di sicurezza alimentare come controllo di prodotto e poi i criteri di igiene di processo, quindi controlli di processo. Per quanto riguarda il latte, il regolamento 2073 riporta i controlli sul latte pastorizzato. Perché sul latte pastorizzato norma il parametro degli enterobatteri come indice di contaminazione fecale e di corretta gestione dell'igiene della produzione. Innanzitutto ricordiamo che in microbiologia abbiamo dei microrganismi indicatori di igiene, e poi dei microrganismi patogeni o potenzialmente patogeni. I microrganismi indicatori sono, per esempio, la carica batterica totale, la carica micetica totale, e anche gli enterobatteri, perché gli enterobatteri sono una famiglia alla quale poi appartengono dei germi patogeni o potenzialmente patogeni, come per esempio i coliformi e gli Escherichia coli. Per cui l'indicazione che ci vanno a dare gli enterobatteri deve servire proprio da campanello d'allarme per poi poter proseguire nelle indagini. In un latte pastorizzato dove abbiamo la presenza di enterobatteri, potrebbero tranquillamente esserci dei coliformi, degli E. coli o anche la salmonella, che appartiene proprio agli enterobatteri. Per cui il regolamento 2073 è proprio a normare il latte pastorizzato. Per quanto riguarda il latte crudo, abbiamo il regolamento 853 del 2004, che va a normare la carica batterica totale e le cellule somatiche. Per la carica batterica totale, quindi la presenza di germi mesofili a 30 gradi, abbiamo un limite di 1,0 per 10 alla quinta, quindi di 100.000, e per le cellule somatiche di 400.000. Questo per il latte di vacca, ma questo regolamento va a normare
anche la parte della microbiologia, quindi la carica batterica totale di alarchi appartenenti anche ad altre specie animali. Per quanto riguarda il latte in polvere, poi diciamo che è quello più citato dalla 2073. E ad essere normati sono tantissimi microrganismi, gli enterobatteri, quindi indicatori di igiene, gli stafilococchi coagulasi positivi, tra i quali troviamo poi anche lo Staphylococcus aureus, e poi a seguire le enterotossine stafilococciche, perché gli stafilococchi sono in grado di produrre questa enterotossina, soprattutto quando li troviamo ad una concentrazione particolarmente importante. Infatti, dal regolamento 2073, quando nel latte in polvere andiamo a ritrovare una concentrazione di stafilococchi superiore di 10 alla quinta, è opportuno fare un'indagine anche delle enterotossine stafilococciche. Per esperienza di laboratorio vi dico che comunque anche a concentrazioni, diciamo, da 10 alla quarta in poi, quindi da 10.000 unità formanti colonie per grammo, può essere già opportuno ricercare le enterotossine. E poi abbiamo la ricerca del cronobacter, che prima verrà denominato, questa è una nuova nomenclatura perché prima era denominato Enterobacter sakazaki, che è un altro microrganismo appartenente alla famiglia degli enterobatteri che andiamo a ritrovare soprattutto nel latte in polvere e negli alimenti destinati ai fini medici speciali, perché può creare soprattutto dei problemi e i soggetti a rischio possono essere i bambini. E poi abbiamo la Listeria monocytogenes, che viene normata nel regolamento 2073 per tutti i ready-to-eat, quindi per tutti gli alimenti pronti al consumo, e infine la salmonella. La salmonella, vedremo poi adesso nel corso della presentazione, è particolarmente sentita come argomento, soprattutto per il latte in polvere. Per quanto riguarda i microrganismi patogeni che andiamo a ricercare all'interno del latte crudo, questi sono il Campylobacter termotollerante, la Listeria monocytogenes, la salmonella, gli stafilococchi coagulasi positivi e successiva tipizzazione e poi le Escherichia coli, con eventuale ricerca delle tossine. Per quanto riguarda il Campylobacter, diciamo che negli ultimi anni c'è stato un ribaltamento della situazione iniziale, perché abbiamo sempre associato il Campylobacter alla carne di pollame. Invece, comunque negli ultimi anni ci sono stati tantissimi casi di Campylobacter, non solo nel latte crudo, ma soprattutto in prodotti derivati dal latte crudo, come per esempio formaggi al latte crudo. Questo è un microrganismo che può vivere bene anche senza ossigeno, per cui diciamo che è stato ritrovato in formaggi al latte crudo, soprattutto nella parte centrale proprio del formaggio stesso. Vi riporto un episodio di un ceppo di Campylobacter che era ancora presente nel latte dopo 21 giorni e nonostante l'aumento della flora microbica e anche la diminuzione di pH, quindi nonostante l'aumento della flora interferente. Abbiamo seguito proprio nel nostro laboratorio un caso di Campylobacteriosi dovuta proprio a un formaggio al latte crudo, che in realtà nasceva come formaggio al latte pastorizzato e poi si è risaliti dall'indagine della Campylobacteriosi che purtroppo il latte impiegato per produrre questo formaggio poi non era effettivamente pastorizzato. E per la pastorizzazione, poi vedremo con la mia collega Rosalinda, abbiamo quindi effettuato la prova della fosfatasi, che quindi è un enzima che viene inattivato dalle temperature di pastorizzazione. Quindi, qualora questo enzima dovesse ancora essere presente, vuol dire che i 75 gradi della pastorizzazione che vi dicevo poc'anzi non sono stati raggiunti, e quindi che il latte non ha subito quel trattamento termico.
È ovvio che i microrganismi al di sotto della temperatura di pastorizzazione riescono a rimanere vitali. Abbiamo poi la Listeria monocytogenes. Allora, questo è un microrganismo ubiquitario che possiamo ritrovare nel latte crudo, ma anche e soprattutto nei formaggi, oppure nei prodotti derivati del latte, come per esempio il gelato. È un microrganismo ubiquitario, che è un gram positivo, quindi è molto resistente ed è conosciuto per la sua capacità di riuscire a sopravvivere a temperature di refrigerazione. Purtroppo la Listeria, essendo capace di formare dei biofilm, biofilm proprio all'interno anche delle attrezzature, riesce a permanere negli ambienti di produzione per molto tempo ed è molto difficile da debellare, proprio per la sua capacità di resistere anche a temperature alle quali magari gli altri microrganismi, potrebbero essere inattivati. Abbiamo avuto diversi casi in laboratorio di contaminazione da Listeria, dove purtroppo il microrganismo è stato ritrovato all'interno di attrezzature che venivano poi impiegate per la produzione o tank magari che potevano contenere il latte crudo e soprattutto a livello degli ugelli. Perché? Perché il biofilm del microrganismo è in quelle zone un po' inarrivabili anche per la pulizia e per i sanificanti. Per cui è proprio lì che poi magari il microrganismo forma una sorta di biofilm e ogni qualvolta poi il prodotto passa attraverso quell'ugello, diciamo che va a contaminarsi. Per cui anche se nell'ugello ci possono essere, non so, 5 colonie di Listeria, che in realtà sono pochissime, poi andando a contatto con il prodotto trovano un terreno favorente alla crescita e quindi diciamo che la loro concentrazione può aumentare notevolmente. Come vi dicevo prima, per quanto riguarda la salmonella, abbiamo un focus particolare soprattutto sul latte in polvere. Vi ho inserito qui una valutazione che fece proprio l'EFSA pochi anni fa, che indica che la fonte più comune di focolaio è stata costituita proprio da alimenti per lattanti, in questo caso a base di riso. In realtà la salmonella è un microrganismo che può essere meno resistente, per esempio, rispetto alla listeria che vi dicevo poc'anzi. Ed è ovvio che se il latte viene trattato a temperature di pastorizzazione, diciamo che la temperatura superiore ai 75 gradi, va ad inattivare il microrganismo. Però è molto importante che non ci sia poi una ricontaminazione, perché se la salmonella è presente all'interno dell'ambiente di produzione, può esserci poi una ricontaminazione successiva. Questo può succedere, per esempio, non so, per il latte in polvere, oppure avrete sicuramente sentito in questa Pasqua il caso della salmonella nelle uova di Pasqua di cioccolato al latte, e potenzialmente una delle possibili cause poteva essere proprio il latte in polvere impiegato. Abbiamo poi invece gli stafilococchi coagulasi positivi. Diciamo che a questi stafilococchi appartiene lo Staphylococcus aureus, che tutti conosciamo. Viene definito Staphylococcus aureus proprio per la sua capacità di formare questa aureola in piastra. Abbiamo messo proprio qui una piastra con le colonie tipiche di stafilococco. Gli stafilococchi sono responsabili di mastiti, per cui li possiamo ritrovare a livello proprio della mammella della vacca e poi possono essere ritrovati nel latte. E come vi dicevo poc'anzi, sono anche produttori di enterotossine, e quindi è importante che la loro concentrazione all'interno del latte non sia mai oltre le 100.000 unità formanti colonie per grammo. Oltre ai microrganismi patogeni, abbiamo anche i microrganismi alteranti, primo tra tutti la Pseudomonas SPP.
A questa appartiene poi una particolare Pseudomonas, che è la Pseudomonas fluorescens. Nella nostra area di ricerca e sviluppo del laboratorio stiamo studiando la Pseudomonas fluorescens in varie matrici e prodotti lattiero-caseari e quindi anche nel latte. Come ricorderete tutti, il caso della mozzarella blu dovuto a questo microrganismo. Diciamo che le proteinasi conferiscono un colore grigiastro all'alimento, un sapore amaro ed una sorta di gelificazione associata ai prodotti a lunga conservazione. E invece alcuni ceppi, che sono proprio quelli della fluorescence, possono appunto produrre questi pigmenti fluorescenti. A volte questi pigmenti possono anche discostare da questa colorazione blu, ma avere una colorazione per esempio rosastra oppure che tende al giallo. Ma la lampada UV è proprio si vede una fluorescenza conclamata. Abbiamo effettuato degli studi proprio andando ad inoculare la Pseudomonas fluorescens all'interno di latte e prodotti lattiero-caseari, sia singolarmente che in concomitanza ad altri microrganismi che potenzialmente possiamo ritrovare nel latte, quindi per esempio Pseudomonas fluorescens insieme ad Escherichia coli, e quindi abbiamo studiato questo microrganismo che riesce anche ad avere la meglio, per esempio, sugli Escherichia coli, presentando una carica molto più alta rispetto comunque a uno dei microrganismi che è, diciamo, anche il più temuto, soprattutto negli alimenti. Diciamo che la Pseudomonas, dà più che altro, è un microrganismo alterativo perché dà più che altro un difetto organolettico, perché comunque diciamo che il rischio alla salute del consumatore è molto basso, però deve essere ad elevate concentrazioni, ma comunque nessun consumatore comprerebbe una mozzarella di questo colore, insomma, come vi ho mostrato nella foto. Ed infine abbiamo poi i germi anaerobi solfitoriduttori. Diciamo che li ritroviamo, devono essere assenti soprattutto nel latte destinato alla caseificazione. È fondamentale il controllo di filiera per questi microrganismi, perché in realtà provengono proprio dal suolo, per cui la contaminazione avviene proprio a livello dell'allevamento e anche a livello dell'alimentazione animale, quindi di quello poi di cui si vanno a nutrire gli animali. Nel disciplinare di produzione appunto del parmigiano reggiano, infatti, le vacche non possono essere alimentate con insilati, proprio perché la pratica dell'insilamento va a diciamo sottrarre tutta l'acqua e quindi tutta l'acqua e l'aria anche, e i germi anaerobi solfitoriduttori sono dei microrganismi che vivono in assenza di ossigeno, per cui poi avere questi in realtà una volta ingeriti dall'animale questi non vengono degradati, ma si moltiplicano e possono essere poi espulsi nelle feci. E una volta, se li ritroviamo poi nel latte, possono dare proprio dei problemi di caseificazione e anche, per esempio, di gonfiore, nei formaggi, anche dopo la stagionatura. E in ultimo, per le analisi microbiologiche, abbiamo il test, il MIRA test, Milk Rapid Antibiotic, che è il test che rileva la presenza degli antibiotici e dei sulfamidici attraverso l'azione di inibizione sulla crescita in vitro di spore di Geobacillus stereotermophilus. Infatti, vengono proprio impiegate queste spore e, come vedete, abbiamo un campione positivo dove c'è la presenza di antibiotici, c'è proprio un viraggio di colore perché in realtà le spore vengono inattivate, mentre dove il campione è negativo e quindi non c'è presenza di antibiotici, il colore rimarrà il medesimo, proprio perché le spore di Geobacillus non sono state inattivate.
Il regolamento dell'Unione Europea, il 37 del 2010, è proprio il regolamento che concerne le sostanze farmacologicamente attive, per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. E qui trovate tutti i limiti per tutte le tipologie di antibiotici che possono essere, somministrati. Eccoci, adesso vediamo un po' le analisi appunto chimico-fisiche che devono essere effettuate per quanto riguarda appunto il latte e soprattutto capire per quale motivo è importante cioè diciamo effettuare questo tipo di analisi. È importante perché attraverso queste analisi è possibile determinare il valore commerciale dei prodotti in relazione alla misura dei loro nutrienti, per appunto regolare la lavorazione secondo la tecnologia più adeguata al fine di poter garantire le maggiori rese, l'assicurazione dell'uniformità della produzione e aumentare anche lo stato di conservazione del prodotto, in modo tale da poter valutare la genuinità. È anche una cosa abbastanza importante e soprattutto comune, è quella di combattere le possibili adulterazioni e sofisticazioni, perché un alimento come il latte è appunto un alimento liquido, per cui comunque è facilissimo poterlo annacquare oppure creare, diciamo, delle sofisticazioni. Prima di iniziare a parlare delle singole analisi, la cosa importante che mi preme dire è che anch'essa fa parte anche, diciamo, di un'analisi chimica di un alimento, è quella della preparazione del campione. La cosa importante da fare quando arriva il campione in laboratorio, prima di iniziare la sua lavorazione, è quello di omogeneizzarlo. Questo perché? Perché abbiamo detto che il latte è un prodotto che ha diverse sostanze che si trovano allo stato di emulsione, quindi non sono ugualmente distribuite all'interno di tutto il prodotto. Quindi è facile che se si mantiene appunto fermo per un tot di tempo ci sia appunto una suddivisione di fase. La cosa importante è omogeneizzare il campione prima di cominciare l'analisi, ma la cosa importante è proprio quella di non agitarlo affinché si formi la schiuma, bensì è una sorta di omogeneizzazione per rimettere in sospensione tutte le sue componenti. Allora, cominciamo intanto con vedere come possiamo appunto definire i nutrienti principali, quindi come poter fare l'analisi di questi determinati nutrienti principali. Sono dei metodi che si discostano dall'alimento in sé, e quindi perché il latte è una categoria appunto che non può essere trattata come un campione alimentare qualsiasi. Infatti, per quanto riguarda il tenore dei grassi, il metodo da utilizzare, che è il metodo ufficiale per la determinazione appunto del grasso sul latte, è un metodo che prevede l'estrazione di etere etilico ed etere di petrolio di una soluzione etanolica ammoniacale, seguita da evaporazione dei solventi e poi determinazione della massa del residuo. Ciò in parole povere cosa vuol dire? Che non utilizzerò la metodologia appunto del Soxhlet tipica di tutti comunque gli alimenti, bensì farò un'estrazione appunto meccanica, quindi prendo 10 ml di latte all'interno del cilindro, questa appunto diciamo soluzione etanolo ammoniaca, in seguito estrarrò la porzione di latte con etere etilico ed etere di petrolio, alla fine a seguito di evaporazione di questi solventi avrò un residuo e quello appunto è il peso che mi darà la percentuale di grassi nel latte. Ovviamente questa tipologia di analisi è fondamentale, come dicevamo prima, perché in base alla percentuale di grasso che appunto si ritrova all'interno del latte, io posso definire le diverse tipologie, quindi un latte intero piuttosto che scremato, piuttosto che parzialmente scremato. La
La determinazione del residuo secco, abbiamo detto che il latte è formato da circa l'87% di acqua, ciò vuol dire che ha un valore di residuo secco pari al 12-13%. L'analisi di questo particolare parametro è molto molto semplice, quindi consiste appunto nel porre all'interno di un crogiolo in grado di resistere alle temperature di una stufa, quindi appunto parliamo di 104 gradi, di porre all'interno di questo crogiolo una quantità di latte. Prima di riporlo in stufa, il latte verrà, cioè diciamo il latte all'interno di questo crogiolo verrà posto ad ebollizione in modo tale che l'acqua in eccesso venga eliminata, poi si ripone in stufa per un determinato periodo di tempo e infine si fa il peso del residuo. Quindi il residuo secco non è altro che tutto ciò che rimane una volta che andiamo a togliere l'acqua. È un parametro fondamentale perché consente di avere indicazioni sull'annacquamento e sulla scrematura del latte. Ovviamente per un latte appunto annacquato, ma anche per un latte comunque scremato, la percentuale di residuo secco sarà sicuramente maggiore rispetto a un latte ovviamente che non ha subito questo tipo di adulterazione. Altro parametro importante, comunque nutrizionale, che appunto viene determinato per quanto riguarda il latte, è la determinazione delle sostanze azotate, quindi il valore di proteine. È un'analisi che si fa appunto attraverso il metodo Kildall standard, quindi la digestione in acido del campione, il raffreddamento, la distillazione, poi la titolazione per appunto la determinazione delle sostanze azotate. A differenza di un'etichetta nutrizionale e di qualsiasi altro alimento generico, dove il valore di N verrà moltiplicato per 6,25, per quanto riguarda il latte, per ottenere la percentuale di proteine, il valore di sostanze azotate verrà appunto moltiplicato per questo fattore fisso che è 6,38. Altra analisi da fare sul latte, che è proprio del latte, abbiamo visto che un po' il residuo secco, le proteine, i grassi si svolgono, si fanno anche sugli altri alimenti, bensì qui andiamo a parlare invece di una caratteristica, quindi del residuo secco magro, che è proprio diciamo un'analisi prettamente che si fa prettamente sul latte. Cos'è il residuo secco magro? Non è altro che la differenza in percentuale tra la materia secca e la materia grassa. Quindi il residuo secco magro, per intenderci, è tutto ciò che rimane della materia secca, quindi del residuo secco tolto il grasso. È normato, come appunto tutti appunto, i parametri che vedremo da qui appunto, a seguire, valori inferiori all'8,5% rendono il latte sospetto di annacquamento. E a quel punto, quando appunto si vede che il residuo secco magro ha questo valore sospetto, allora lì vedremo che si fanno altre indagini, come per esempio l'indice crioscopico. Un elevato invece tenore in materia secca magra indica un'elevata percentuale di sostanze proteiche e quindi indicherà una buona resa di trasformazione poi del latte in formaggio. A questo punto parliamo del pH, il latte è un liquido e quindi è facile, diciamo, determinare il pH di un alimento liquido, però ha un'importanza fondamentale perché il valore di pH evidenzia lo stato di freschezza dell'acqua. Un latte fresco ha valori di pH compresi tra 6,5 e 6,8. Valori di pH invece inferiori a 6,5 ci danno, cioè, indicano il fatto che il latte sia inacidito, mentre valori di pH superiori a 6,8
indicano appunto un latte mastitico e quindi praticamente un latte che magari è stato ottenuto da una vacca che appunto aveva problemi di mastite, quindi c'è un'infezione in corso, anche il numero di microrganismi nel latte sarà sicuramente più elevato. L'analisi è appunto molto semplice: dopo aver tarato il pH-metro, l'elettrodo viene immerso nel latte, si attendono alcuni secondi e si effettua la misura del pH. Il pH ha un'influenza anche sulla coagulazione della caseina per la fabbricazione del formaggio e dello yogurt. L'acidità titolabile: se il pH ci indica l'acidità totale, possiamo dire quanto effettivamente è acido latte. L'acidità titolabile invece è un parametro che ci dice come il latte possiede già di suo una lieve acidità naturale, che è dovuta ad alcuni acidi organici come l'acido citrico ed inorganici come l'acido carbonico, e che sono sia liberi che legati alle micelle di caseina. Inoltre è noto che dopo la mungitura il latte tende ad acidificare per fermentazione del lattosio ad acido lattico ad opera dei batteri lattici. L'unità di misura appunto di questo parametro sono i gradi Sockelet Henkel. Per quanto riguarda invece l'analisi, si tratta di pesare 50 ml di latte, aggiungere alcune gocce di fenolftaleina, che è l'indicatore, ed eseguire una titolazione con la soda al 0,25 normale. Il viraggio dal bianco al rosa appunto indica che ci si può fermare, quindi che è avvenuto il viraggio, e gli ml appunto che visualizziamo sulla buretta verranno poi moltiplicati per 2 e allora lì si avrà appunto il numero in gradi SH, quindi Sockelet-Henkel. Quindi alla fine la definizione di grado SH sono gli ml di soda allo 0,25 normale necessari per poter neutralizzare 100 ml di latte. Anche questo appunto un indicatore della freschezza del latte. Altra caratteristica importante è la densità del latte. La densità o il peso specifico del latte a 15 gradi deve essere compreso fra 1,029 e 1,034 grammi ml. Questi valori risultano superiori in caso di latte scremato e inferiori in caso di latte annacquato. Quindi questo è praticamente un primo segnale che c'è una adulterazione del latte. Come avviene la misurazione? La misurazione si fa attraverso un lattodensimetro, che è appunto, lo vedete qui al lato, è un'asta di vetro contenente ad un'estremità una zavorra. La si pone appunto all'interno del latte e la zavorra si fermerà ad un certo punto dove effettivamente si ha questo equilibrio tra il latte e appunto è il pesetto, non è altro che, diciamo, l'applicazione, una delle applicazioni del principio di Archimede. La temperatura del campione durante la lettura, ricordiamoci, deve essere sempre di 15 gradi centigradi. L'indice crioscopico non è altro che la temperatura, che è il punto di congelamento del latte. Il latte congela naturalmente attorno agli 0,5 gradi centigradi, perché se appunto pensiamo che il punto di congelamento dell'acqua è 0, questo meno 0,5 ci indica che ci sono delle sostanze che sono disciolte in questo latte, principalmente lattosio e sali minerali. L'addizione fraudolenta di acqua provoca un aumento del punto di congelamento del latte, vuol dire molto più vicino allo zero.
Altra caratteristica appunto che riprende un po' la definizione di latte delattosato è appunto l'analisi del lattosio. Il lattosio è appunto uno zucchero che nell'intestino viene scisso in glucosio e galattosio. Non tutte le persone hanno l'enzima lattasi in grado di poterlo scindere, quindi a quel punto diciamo che è un'operazione che bisogna fare in maniera artificiale, tra virgolette. Quindi il latte, bisogna trattare il latte che ha naturalmente un contenuto di lattosio con questo enzima lattasi e appunto andare a scindere questo zucchero in modo tale che non lo si ritrovi più nel latte e quindi il consumatore che è intollerante al lattosio possa consumare direttamente il latte. Appunto si fa una determinazione amperometrica in cromatografia ionica. Vado un po' veloce perché il tempo stringe. Vi ho appunto riportato, poi avrete modo di rivederli bene, appunto i cromatogrammi. In particolare volevo farvi vedere una cosa molto carina. Qui praticamente abbiamo il galattosio e il glucosio e questo è il cromatogramma di un latte delattosato, quindi dove praticamente abbiamo agito la lattasi e si è avuta la scissione del lattosio. Il limite di quantificazione del nostro metodo è appunto 20 mg. Chilo, ma in generale un campione di alimento, secondo appunto una circolare del Ministero che è proprio questa che vi mostro, deve essere appunto inferiore allo 0,1% che per noi corrisponde a 1000 mg chilo, ovviamente. Altra caratteristica interessante di questo alimento, potremmo parlare del latte diciamo per altre 2 ore perché ci sono tantissime altre analisi che si fanno appunto sul latte, altra però analisi che appunto ci dà un'idea anche del tipo di trattamento che ha subito il latte è l'analisi della fosfatasi alcalina. La fosfatasi alcalina, appunto, è un enzima che normalmente è presente nel latte crudo, che viene inattivato a condizioni di trattamento termico leggermente più drastiche rispetto a quelle della dissoluzione dei batteri patogeni. Viene completamente inattivato alla temperatura di 62 gradi per 30 secondi, comunque la temperatura di pastorizzazione non lo si ritrova più. Appunto, vi ho citato il regolamento 1664 del 2006 che indica qual è appunto il limite della fosfatasi alcalina affinché un latte può essere considerato trattato termicamente, e cioè 350 1000 unità sul litro. Ok, abbiamo finito. Adesso vediamo se ci sono domande. È il momento. Allora. Ok, sì, le slide ve le invieremo. Sì. La bibliografia. Sì, possiamo inserirla alla fine delle Sì. slide. Le principali normative sul latte. Tantissime, quindi Sì, ve le noi abbiamo una invieremo. sezione soltanto delle normative, perché ovviamente noi ci occupiamo prettamente di quelle che riguardano un po' di più il laboratorio. Però sì, sicuramente sì, potremmo inviarvele. Nei vostri laboratori di ricerca avete provato a usare il MALDI-TOF? Allora, diciamo che noi non abbiamo il MALDI-TOF, però abbiamo utilizzato il MALDI-TOF. Abbiamo una convenzione con un istituto zooprofilattico. Però impieghiamo questa tecnica per fare la tipizzazione di alcune colonie. L'abbiamo utilizzata tantissimo anche in campo farmaceutico, dove devono, diciamo che c'è una sterilità, per cui anche una singola colonia che cresce non so, su un terreno di PCA deve essere identificata. Ed effettivamente è davvero uno strumento valido perché ha un database al suo interno e ci è stato di grande aiuto.
E per le conferme invece attualmente per insomma, la microbiologia, oltre ai kit miniaturizzati, vabbè, le gallerie API che credo conoscerete, quindi la conferma biochimica, stiamo utilizzando invece tanto la biologia molecolare, quindi la PCR, quindi non solo come screening, pre-screening, ecco, però anche come, proprio come conferma, per esempio di listeria, di salmonella, di vibrio. Però è ovvio che lì andiamo a ricercare la listeria monocytogenes, la salmonella SPP. Nel caso del MALDI c'è questa banca dati che permette davvero di avere qualsiasi risposta e l'abbiamo impiegato tantissimo con tanti clienti e su differenti, insomma, per l'isolamento di colonie riscontrate da differenti matrici alimentari. Trattamento del latte ad alte temperature, maggiore di 120, altera il potere nutritivo del prodotto? Ma se vuoi. Sì, allora, dal punto di vista, diciamo, nutrizionale, per quanto riguarda appunto, proprio le caratteristiche principali, no, cioè, diciamolo, abbatte praticamente da altri punti di vista, Esatto, più che altro più che diciamo altro microbiologici, microbiologico, sì. perché, diciamo, sono più le azioni meccaniche che comunque portano, per esempio, ad alterare i suoi valori nutritivi e quindi, per esempio, i grassi, mi viene in mente appunto la, diciamo, centrifugazione. Ciò che altera invece un trattamento termico a questa temperatura così elevato è appunto la fosfatasi alcalina, e quella ovviamente è un indice del fatto che è stato Avvenuta. trattato termicamente e che quindi il latte ha subito dei processi di appunto di temperature appunto molto molto elevate. Dal punto di vista microbiologico, diciamo che la temperatura a 120 gradi, poi superiore a 120 gradi, è in grado anche di distruggere le spore. E questo è importante perché comunque diciamo che il microrganismo a volte quando non riesce a sopravvivere lo troviamo nella sua forma sporigena e le spore riescono a sopravvivere anche a temperature superiori ai 100 gradi, per cui in realtà gli sporigeni alla temperatura di pastorizzazione possono, ecco, possono sopravvivere. Quindi diciamo con questo trattamento. L'unica cosa che mi viene in mente è le proteine del siero. Ecco, quelle che comunque però devi andare a fare un'analisi, diciamo, un po' più specifica, che praticamente diciamo che variano un po', ma di pochissimo rispetto, cioè dopo che fai questi, diciamo, trattamenti termici, però io ti parlo di latte pastorizzato, fresco pastorizzato, comunque cambia di pochissimo, proprio un minimo. Di nulla. Se ci sono altre domande, curiosità, ovviamente per la parte di microbiologia non mi sono addentrata a parlare dei metodi di ciascun microrganismo, perché altrimenti ci sarebbe voluto un webinar solo per la salmonella, solo per la listeria. Come io non ho parlato, per esempio, Sì, delle purtroppo. contaminazioni, per esempio la flatossina M1, però lì perché avevamo già fatto un altro webinar sui Soltanto su contaminanti. quello, però se volete insomma delucidazioni oppure non so, particolari focus su particolari argomenti, insomma potete indicarcelo. Quali sono le principali differenze tra il latte pastorizzato e micronizzato? Ma allora diciamo che ho saputo il MALDI-TOF per la tipizzazione delle sieroproteine. Allora finisco prima con il MALDI-TOF. Nella mia tesi di laurea, sì, allora sinceramente non so se tu Rosi, però per questo non l'ho mai No, utilizzato neanch'io. il MALDI-TOF, però lo utilizziamo tantissimo per la tipizzazione, insomma, in dei microrganismi e quindi credo tu ti sia trovato. Insomma, ti sia trovato bene anche perché rispetto per esempio al Vitek, che non so se conoscete, però sarebbe una conferma biochimica automatizzata. Comunque, diciamo, il database del MALDI-TOF
è molto più vasto e i costi sono notevolmente minori perché comunque anche le gallerie API hanno dei costi, sono molto funzionali, ma hanno comunque dei costi elevati. Il Malitof in realtà il costo elevato è lo strumento e poi insomma non c'è nulla di come singola analisi, diciamo, è molto è poco onerosa, ecco. Allora, no, invece c'era l'altra. Sì, il latte pastorizzato è micronizzato. Allora, per quanto riguarda quello Questo. pastorizzato, in realtà è soltanto trattato a queste temperature. Cioè, nel senso, a noi in laboratorio ci troviamo, forse non so se c'è mai, in realtà arrivano soltanto, cioè non è arrivato mai nessun campione con questa tipologia di trattamento. C'è sicuramente il microfiltrato. Ci arriva tantissimo. Sì. E poi il pastorizzato, che comunque diciamo è una delle tipologie di latte più vendute, sia per la prova della fosfatasi che poi invece per la ricerca degli enterobatteri, visto che è l'unico latte che vi dicevo prima, che è Quello ricomanda, normato, penso, il microfiltrato. sì, che è normato dalla 2073. In realtà poi il pastorizzato comunque considera che viene pastorizzato con il pastorizzatore, che comunque ha all'interno, penso, dei data Sì. logger che devono mantenere quella temperatura per i 20 secondi, se viene utilizzato a 75 gradi per 20 secondi, per Sì, diciamo esempio. che anche il micronizzato, quindi appunto con le microonde, alla fine dà una inibizione della carica batterica. L'unica cosa è come controindicazione, diciamo che si crea anche una sorta di vapore, quindi comunque potrebbe, diciamo, portare all'innacquamento anche in alcuni casi del latte. Cioè, certo, si tratta di, poi dipende da come Sì, si, da, cioè da quale tipo di generalmente sì, macchinario, i produttori, cioè, ecco. hanno tutti il pastorizzatore, io non ho mai Sì. sentito, cioè, non impiegano di solito questo Sì, trattamento, però. quindi ci vuole, diciamo, un sistema. La microfiltrazione può sostituire la pastorizzazione. No, perché in realtà sono due processi differenti, perché diciamo che la microfiltrazione è più a livello, poi Rosi, mi aiuti anche tu, il latte appunto viene microfiltrato ed è a livello poi di globuli, anche di grasso, per cui è differente invece dalla pastorizzazione, che invece è il trattamento che viene utilizzato proprio per, anche come un'inibizione microbica, parlo proprio per la microbiologia, per cui per esempio il latte pastorizzato è poi può essere poi microfiltrato, Oppure ecco, prima e microfiltrato e poi poi pastorizzato. pastorizzato. Sì. Quindi diciamo che trattiene poi, diciamo, la stragrande maggioranza di quegli elementi che causano il deterioramento del latte, quindi comunque fa già una sorta di, diciamo, scrematura Scrematura, inizia. esatto, sì, è la scrematura che dicevi tu, quella che viene per Sì. centrifugazione, in questo caso Sì, diciamo sì, che è sì. per. Va bene, se non ci sono Sì. altre domande, comunque, beh, attraverso il sito potete avere i nostri Sì, o contatti, scriverci, insomma. quindi senza problemi. Ok, e poi ci sarà un questionario di gradimento, mi dicono dalla Sì. regia. Ok. E quindi insomma siamo a disposizione. Grazie mille a tutti per l'attenzione e buon weekend a tutti. Ciao. Arrivederci.